Tutti uniti per fare forza per Emergenza Sorrisi, Roma, Palazzo Venezia. Siamo in compagnia del dottor Abenavol per raccontarvi questa serata. Sì, Emergenza Sorrisi si occupa di ridare il sorriso a bambini affetti da deformità del volto, labbro leporino, palatoschisi, sequele di tumori e di traumi. Le finalità, come al solito, di queste serate sono quelle di presentare quelle che sono le attività passate, presentare quelli che sono i progetti futuri e in questo contesto specialmente anche quello di raccogliere fondi per le nostre missioni prossime che faremo in Kurdistan, dove dal di là di quello che sono le emergenze dei profughi e del purtroppo gli attuali eventi bellici stanno sempre bambini con deformità che non vengono trattati, e a Gaza, dove andremo prossimamente proprio per trattare quei bambini invece che hanno subito dalle conseguenze degli eventi bellici delle sequele molto gravi. Allora, fino ad oggi qual è il bilancio di Emergenza Sorrisi? Io so che siete sempre molto attivi, ma siete anche ben voluti, cioè le persone vi vogliono bene quando c'è da intervenire effettivamente con un'opera buona, si interviene. Quanti bambini avete salvato sino ad oggi? Ma al di là dei numeri, che sono alcune migliaia, che è sempre difficile identificare perché la nostra azione, diciamo, essenzialmente è quella di favorire l'azione dei medici locali nei vari paesi. Noi abbiamo costituito Emergenza Benin, Emergenza Sorrisi Benin, Emergenza Sorrisi Congo, Emergenza Sorrisi Iraq, proprio per, diciamo, ampliare lo spettro della nostra azione. Ovviamente noi possiamo andare 2-3 volte l'anno in questi paesi, ma i medici locali sono quelli che, supportati noi, devono poi continuare questa nostra azione. Ecco, serate come queste, ricordiamo anche l'asta di beneficenza realizzata sempre qui a Roma con le aziende vitivinicole che hanno speso diciamo i loro lotti a favore della beneficenza. Ecco, dottore, quanta generosità c'è in giro secondo lei? Quanto siamo disposti a guardare oltre il nostro naso? Ma diciamo, in particolar modo gli italiani sono molto generosi. La cosa importante è la trasparenza. Gli italiani non accettano di essere ingannati, sono stati ingannati troppo, ma tutti noi non accettiamo di essere ingannati. Ora, la cosa importante di Emergenza Sorrisi, al di là del bilancio certificato e di una massima trasparenza, è il fatto che noi medici, infermieri, volontari, andiamo a fare la nostra azione, gratuitamente prestiamo la nostra opera, ed è un'opera di altissimo, altissimo livello in termini di competenza e di umanità. Per il resto, diciamo che occasioni come queste, dove persone si fidano di noi, si affidano a noi per quello che è la loro, diciamo, capacità di offrire un contributo, sono azioni importanti. Fa stare bene noi fare del bene, io dico. Ultima cosa, dottore, le difficoltà che si incontrano quando operate in questi luoghi difficili, a rischio, sicuramente non idonee ad accogliere, ma casomai in taluni casi respingenti. Quali sono le più grandi difficoltà che incontrate? Ma io dico sempre questo, che quando uno si pone in maniera adeguata all'interno di questi contesti, che sono obiettivamente difficili, stanno contesti anche bellici, dove noi siamo stati in Afghanistan più volte, in Iraq lo stesso è un paese difficile, in Pakistan, l'importante è essere molto onesti con la popolazione, onesti con i bambini, come è necessario che uno sia, e avere quell'umanità che riesce a sorpassare qualsiasi diffidenza e qualsiasi chiusura. Noi siamo aperti, ci proponiamo come ospiti che devono essere graditi e siamo pronti ad accogliere gli altri, questo è importante. Grazie, intanto la serata di questa sera prende piano piano il via, ci sono altri personaggi che noi andremo a intervistare per toccare la sensibilità di ognuno di loro e di voi che siete all'ascolto e in visione.